Benvenuti in questa nuova gameplay di Chain 2, Wrath of a Heaven, che sarebbe Chain 3. Bene, qua gli eventi riprendono da quello che è accaduto in Chain 1, che Rikimaru è morto. Ma in realtà non è morto, e in questo gameplay di Chain 3 capirete anche il perché. Quindi buona visione per questo primo episodio. Io non vi darò nessuna spiegazione perché ora vedete che chiamano vivo, che è la moto dell'uno. Ecco, io non vi darò nessuna spiegazione. Le spiegazioni di lui stesso quando arriverò nel secondo livello. Mentre la terra del nobile Goda attraversava una breve primavera di pace, germogli maligni crescevano nel buio. I frutti della corruzione venivano assaporati da Nasu, un funzionario di Goda, mentre Tokubei, figlio di Echigoya, si occupava degli affari di famiglia. Tokubei piantava i suoi semi, prestando soldi ai poveri contadini e rapendo le loro giovani figlie per rivenderle come schiave qualora gli interessi non fossero ripagati. Nasu era a capo di questa operazione. 4 stagioni erano trascorse dalla battaglia di Rikimaru con Meio. Allora prendo una pozione guaritrice e 2 coltelli e basta. Come sapete, io sono un grandissimo maestro ninja, quindi io me la so cavare con poco. In questo Tenchu 3 ci saranno molte colpi di scena, ecco, colpi di scena. Ci saranno dei colpi di scena che voi non immaginereste mai. Guardare dall'altra parte? Sì. Sì. So che non guardare è un lavoro duro. Ah, deve avertelo insegnato tuo padre. Bene. Ci sarà un altro dolce stasera? Oh, sì. Stasera abbiamo un piatto molto speciale. Prima però ti devo vendare. Vendare? Tu come? Mi piacerà quello che non vedrò stasera. Ai! Nasu-sama! I miei affari dipendono dalla vostra felicità. Consideratelo solo uno dei piaceri che vi procurerà il non vedete. Oh, Tokubei. Potrei abituarmici. Non vedo un accidente. Bene, sono arrivato per punire i malvagi.
ecco già la mia prima vittima. Questa porta sembra sospetta. Portiamo dove il tiro. Oh, si è aperta. C'è qualcuno? Ah, ragazzi, credo di aver scoperto un'entrata segreta. Credo, non lo so. Ah, tutta una bomba. Una prima vita. Un passaggio. No, dove porterà? Boh. Compriamolo. Sono dentro la casa. Che parla? Non vedo un accidente. Dannazione. Vabbè, ci abbiamo scoperto. Adesso ecco a voi un FU. Alla John Cena. Lei adesso si è svegliato. La voglio passare per di qua. Forse è meglio controllare il ritiro. Forse c'è un'entrata secondaria. Quasi su tre ci possono essere delle zone da cui accedere a vari luoghi. E infatti avevo ragione. Aia, sei un innocente. Però qua non c'è nessuno. Beh, se ti gira, brava. Non ti girare, comando. Brava. Ah, niente guardie, che fortuna. Ecco, ho cascato troppo presto. Muori. Bene, e ancora sistemata. Ma io ho svegliato. Non vorrei che attirasse troppo l'attenzione. Cosa abbiamo qui? Abbiamo preso un tronco, che il tronco è la sostituzione del corpo. Se mi ammazzano io torno in vita. Che succede? Guarda un po' cosa ha portato il gatto. Vattene, amore. Fatela scendere. Anche tu sia venuto a guastare la festa sbagliata. Ah bene, abbiamo già incontrato il primo boss del gioco. Oh, per dire, quanto sarà difficile. Devo dire che per ora è facile. Oh oh. Muori tesoro. Oh, tocca a me. F.U. Thank you.
E vabbè, cambio arma. Tranquilli. E beccati questo. No. Maledetto, ho usato la sua mossa speciale. Sì, muori. In quinta tensione noi possiamo prendere varie armi. L'arco, come avete visto, ovvero la lanza del nemico. Solo queste due armi possiamo prendere i nemici. Armi come fucili e roba così non possiamo. Ma cosa quel gatto? Forse vuol dire che c'è una stanza secondaria. Con quello che ho visto all'inizio del livello, la porta della la casa con la scortatoia. Aspetta, vediamo qua sopra. Tutto normale. Ah, c'è un buco. Direi di prendere per vedere dove ci porta. Ah, mi usavo una vita intanto. Quanto poi siamo arrivati dall'altra parte della stanza. Meglio così. C'è qualcuno? In effetti c'è qualcuno. Vedo di eliminarlo. E ci è. Girati a questa parte, girati a destra, dai. E vai. La barra lì bianca che vedete, si riempie un nemico che elimino. E quando è abilità, chiamate come volete. Ah, ho trovato un'altra sostituzione. Perfetto. Vuol dire che questo diavoletto, non so perché, ma secondo me porta male. Vabbè. Avanti, su! Eccoti qui! Sei davvero una ragazzona. Su, rilassati. Non essere così tesa. Il tuo abbigliamento è un po' diverso. Vedrai che so... Cosa? Strappi le figlie e i genitori che non riescono a ripagare i tuoi prestiti da strozzino. Poi le vendi come schiave e ti arricchisci con questo disgustoso commercio. Come hai fatto a entrare? Guardie! Si chiama pure le guardie. Tanto non servirà a nulla. Prendetelo! Allora, ragazzi, giochiamo un po' a briscola. Gioco io per prima, ecco questa bomba di regalo. Che carica la rinoceronte. Chi si manca? Adesso manca solo il ciccione. Dai. Attacca col tuo tasto di coraggio. Ok, vado a dirla. Ti scongiuro, non uccidermi. Non si credo, sta pregando. Ti darò questo. Tanto per essere sicuri, io sto cosa dietro, non vorrei che qualche scherzo mi fa. Ecco, lo sapevo. Maledetto, dammi quell'oggetto. Thank you.
Che scusa, va anche a fuoco da solo. What? Oh. Bisogna di pregare? Prega. Bravo. Oh, che vuole l'oggetto, era bravo. Vai dentro, credevo che funzionava. Oh, bello, allora muori. Ah, guardate per la vita in più. Molto gentile. Chi altro è coinvolto? Parla. Non uccidermi! Un tale all'interno del castello di Goda! Un traditore? Chi è? Porta gli occhiali! Amada! È stata un'idea sua! Ti dirò tutto, solo ti scongiuro, risparmiami la vita! Ma che? Ma che cosa? Chi è stato? Non ti posso credere. Non può essere. Dovrebbe essere morto. Domanda, chi era? Io lo so, ma voi lo sapete? Vi do un indizio, era il Tenchu 1. Spero che ti incontro e gioco io con te. Vediamo un po' che voto mi hanno dato. Grande ninja. Ovviamente. Che voto potevano darmi se non questo. Beh ragazzi, il primo episodio finisce qui. Ci vediamo al secondo episodio. Al castello di Goda. Ciao.